ringraziando l'assessore alle sue parole, ai suoi incitamenti. Adesso diamo la parola a Sua Eccellenza Monsignor Giovanni Angelo Becciu, sostituto segretario della Città del Vaticano. La sua presenza onora questa marcia, il nostro impegno e la nostra testimonianza. Grazie. Buonasera a tutti. Desidero salutare carissimi confratelli, Monsignor Giovanni Dettori, Monsignor Giampaolo Zedda, le autorità, voi tutti carissimi giovani, carissimi amici tutti. Ringrazio soprattutto Monsignor Dettori per l'invito che mi ha rivolto a partecipare a questa manifestazione che da tempo ormai ha superato i confini della vostra diocesi ed è diventato tradizionale punto di richiamo per tante persone provenienti da diverse parti della Sardegna. Sono contento di poter partecipare di persona, ne ho sempre sentito parlare, vi ho seguito anche quando ero lontano dall'Italia e stasera ritrovarmi con voi mi dà un grande piacere e un incoraggiamento nel vedere la Chiesa locale impegnata a mandare avanti il discorso sulla pace, il discorso della solidarietà umana. E siamo in effetti numerosi a dar vita alla 25ª marcia della pace in un contesto, quello italiano e quello della nostra isola, in cui purtroppo la parola dominante sembra essere una: la crisi. È in crisi l'economia, è in crisi la politica, è in crisi la società, sono in crisi i valori religiosi e civili che siano. La Sardegna si trova ad essere ancora una volta profondamente ferita e tradita nelle sue legittime aspirazioni economiche, occupazionali e sociali. Il rapporto della Caritas sulla povertà in Sardegna, che è stato presentato in questi giorni, evidenzia le proporzioni di questo momento difficile. Ci troviamo di fronte ad un aumento della povertà senza precedenti che va di pari passo con la perdita di occupazione e con la diminuzione del reddito. E se gli adulti perdono il lavoro, per i giovani la prospettiva di un'occupazione futura rimane nella maggior parte dei casi un miraggio. È per questo che le finalità dell'odierna marcia della pace vedono al primo posto la condizione giovanile in Sardegna, che diventa sempre più precaria, marginata, senza speranza. Purtroppo per molti dei nostri giovani non rimane altra scelta se non quella di dirigersi verso altri vidi, facendo ripiombare la nostra terra nella piaga dell'immigrazione che tante lacrime fece strappare alle passate generazioni. Non a caso il carissimo Don Angelo Pitau, presidente del comitato promotore della marcia, nell'indire la giornata di quest'anno ha fatto appello alla partecipazione unitaria di tutte le componenti della società civile ed ecclesiale, senza distinzione di fede, di ideologia, di partiti. Il momento della marcia deve diventare la mobilitazione degli uomini di buona volontà per il bene comune e in particolare per i nostri giovani. In questo contesto di preoccupazione e di sofferenza non mi sembra fuori di luogo, interpretando il desiderio di tutti i sardi e in particolarmente di voi qui presenti, rivolgere anch'io un affettuoso pensiero e un accorato appello alla liberazione di Rossella Urlu, volontaria operatrice di pace, affinché torni presto libera presso i cari a Sabugheo. E voi cari giovani, siete oggi al centro della nostra attenzione e a voi Benedetto XVI ha dedicato il consueto messaggio per la giornata mondiale della pace del prossimo 1° gennaio, il cui titolo, come sapete, è Educare i giovani alla giustizia e alla pace. Un percorso che vi vede protagonisti ma che non risparmia gli adulti nell'assumersi le proprie responsabilità. Il Papa stesso riconosce quanto sia cresciuto nell'anno che termina il senso di frustrazione per la crisi che sta assillando la società,
il mondo del lavoro e l'economia, una crisi le cui radici sono anzitutto culturali e antropologiche. Benedetto XVI, tuttavia, ha fiducia in voi, giovani, tanto da spiegare come la prospettiva educativa del messaggio parta dalla convinzione che voi, con la vostra spinta ideale, potete offrire una nuova speranza al mondo. Essere attenti al mondo giovanile, saperlo ascoltare e valorizzare non è solamente un'opportunità, ma un dovere primario di tutta la società per la costruzione di un futuro di giustizia e di pace. Tanti giovani, ammettiamolo, si ritrovano nelle difficoltà evidenziate da Benedetto XVI, nel formare una famiglia, nel trovare un posto stabile di lavoro, nell'avere una reale possibilità di contribuire al mondo della politica, della cultura e dell'economia per la costruzione di una società dal volto più umano e solidale. Tuttavia, se da una parte appaiono evidenti le responsabilità di chi deve garantire loro certe condizioni di vita, dall'altra risuona forte il richiamo ai giovani stessi. Anche i giovani, dice il Papa, devono avere il coraggio di vivere prima di tutto e se stessi ciò che chiedono a coloro che li circondano. È una grande responsabilità quelli che li riguarda. Abbiano la forza di fare un uso buono e consapevole della libertà. Anch'essi sono responsabili della propria educazione e formazione alla giustizia e alla pace. Cari giovani, vi sappiamo tutti sensibili al tema della giustizia e della pace. Vi sappiamo desiderosi di un mondo migliore, di una società più armonica, più giusta di quella che finora vi è stata data. Sono sicuro che se ci troviamo qui è perché non vogliamo puntare il dito contro gli altri, ma perché nonostante tutto siamo disposti ad essere noi stessi operatori di pace nel quotidiano, nel nostro piccolo, a scuola come in famiglia, nel posto di lavoro come con gli amici. E credo che tutti sentiamo di poter essere costruttori di un mondo di pace, almeno per ciò che è nelle nostre possibilità, confidando come credenti in colui che tutto può. A credere nei giovani non è solo il Papa. La scorsa giornata internazionale della pace indetta dall'ONU e celebrata il 21 settembre è stata dedicata proprio ai giovani. Il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon, non ha esitato in quell'occasione a richiamare tutti i governi a fare qualcosa di più per i giovani. Rivolgendosi alle nuove generazioni, li ha supplicati: aiutateci a lavorare per la pace. Voi siete impazienti. Vedete che noi, la generazione che vi precede, permettiamo ancora che anno dopo anno sopravvivano povertà, fame, ingiustizia, impunità e degrado ambientale. Quando mancano ormai solamente 5 anni alla scadenza degli obiettivi di sviluppo del millennio, chiedo a tutti, scriveva Ban Ki-moon, giovani e anziani, di aiutarci a trovare soluzioni globali a questi problemi globali. Condividete i vostri progetti, le vostre idee per agire con creatività e passione. Aiutateci a lottare per la pace e la prosperità per tutti. Carissimi giovani, da tutte le parti vi arriva la fiducia, l'incoraggiamento, la richiesta a costruire un mondo migliore di quello che noi adulti vi consegniamo. In questo nuovo anno che comincia, mi piace citare per intero quanto appunto il Papa ha detto a conclusione del suo messaggio. Voi, giovani, siete un dono prezioso per la società. Non lasciatevi prendere dallo scoraggiamento di fronte alle difficoltà e non abbandonatevi a false soluzioni che spesso si presentano come la via più facile per superare i problemi. Non abbiate paura di impegnarvi, di affrontare la fatica e il sacrificio, di scegliere le vie che richiedono fedeltà e costanza, umiltà e dedizione. Vivete con fiducia la vostra giovinezza e quei profondi desideri che provate di felicità, di verità, di bellezza e di amore vero. Vivete intensamente questa stagione della vita così ricca e piena di entusiasmo. Allora sono certo che possiamo partire da questa marcia della pace con una coscienza rinnovata che può diventare impegno.
La pace comincia da me, comincia da noi. Questo vuol dire non aspettare che sia l'altro a fare il primo passo, ma farlo noi per primi. Vuol dire puntare a scoprire il positivo che c'è in ognuno, dare fiducia, ascoltare, comprendere, accogliere, avere stima, amare con quell'amore che Dio ha messo nel cuore di ogni uomo. La Beata Madre Teresa di Calcutta così scriveva in una preghiera: quando ho fame, mandami qualcuno da sfamare, e quando ho sete, mandami qualcuno che ha bisogno di bere, quando ho freddo, mandami qualcuno da scaldare, e quando sono triste, mandami qualcuno a cui dare conforto. Solo costruendo rapporti improntati all'amore possiamo contribuire a creare un mondo di pace, un mondo dove siamo in pace con noi stessi e in pace con gli altri, dove la fraternità universale trovi casa. Solo così saremo capaci di superare le difficoltà di ogni genere in noi e attorno a noi, non perché non le vediamo, ma perché abbiamo la forza di superarle. Chiara Lubich, fondatrice del Movimento dei Focolari, ricordava ad un convegno di comunicatori nel 2003 che così è l'amore: conosce la realtà con le sue molte ombre, ma la sa trasfigurare per far trionfare il bene in tutti. In altre occasioni affermava: la vera arte di amare emerge tutto dal Vangelo di Cristo, è essa il primo imprescindibile passo che possiamo compiere per poter scatenare quella rivoluzione pacifica ma così incisiva e radicale che cambia ogni cosa. È un'arte impegnativa con forti esigenze, è un'arte che vuole si superi il ristretto orizzonte dell'amore semplicemente naturale, diretto spesso quasi unicamente alla famiglia e agli amici. Qui l'amore va indirizzato a tutti, al simpatico e all'antipatico, al bello e al brutto, a quello della mia patria e allo straniero, della mia o di un'altra religione, della mia o di un'altra cultura, amico o avversario o nemico che sia. Questo amore non è fatto solo di parole o di sentimento, esso è concreto. E uno scritto, forse meno noto di altri, Regala ciò che non hai, del grande Alessandro Manzoni, sottolinea l'importanza di cominciare da se stessi. Prenditi a cuore gli affanni, le esigenze di chi ti sta vicino. Regala agli altri la luce che non hai, la forza che non possiedi, la speranza che senti vacillare in te, la fiducia di cui sei privo. Illuminali dal tuo buio, arricchisceli con la tua povertà. Regala un sorriso quando tu hai voglia di piangere. Produci serenità dalla tempesta che hai dentro. Ecco, quello che non ho te lo do. Questo è il tuo paradosso. Ti accorgerai che la gioia poco a poco entrerà in te, invaderà il tuo essere, diventerà tua nella misura in cui l'avrai regalata agli altri. Ardisco concludere dicendovi: non vi sembra che siamo chiamati sia alla pace ma anche alla pienezza della gioia? È questo l'augurio con cui vi lascio e vi saluto fraternamente. Grazie.